prima giornata della stagione 23-24 del girone C di Serie C con il Potenza che in casa al Viviani sfida il Brindisi che torna in Serie C dopo 33 anni d'assenza e vuole provare a stupire tutti. Potenza invece che dopo un ottimo calciomercato vuole provare a migliorare quanto di buono fatto vedere comunque lo scorso anno con la conquista dei play-off. Prima di iniziare il minuto di silenzio per l'incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo il 30 agosto. Poi si può andare, inizia la stagione di Potenza e Brindisi, qui un'occasione clamorosa per Saporiti che fa una cosa a metà tra un cross e un tiro, ma riesce molto male. Poi lo stesso Saporiti va al cross parato facilmente da Saio, calcio d'angolo qui parato da Gasparini. Ci prova nel secondo tempo il Brindisi con Golfo che mette un pallone al centro salvato sulla linea praticamente da Gianfi. Qui il primo momento sliding door della partita con il fallo di Monti su Saporiti, la palla di Di Grazia, l'anticipo netto di Saporiti che viene steso dal dischetto. Si presenta Caturano che l'anno scorso ne ha sbagliati tre, sbaglia un altro calcio di rigore sulla ribattuta, però Giovanni Volpe fa il primo gol della stagione del Potenza ribadendo in rete il più facile dei tap-in. Probabilmente Volpe era però entrato prima in area di rigore, quindi un gol viziato da un'irregolarità. Il colpo di testa di Gorzeleschi trova ancora la presa di Gasparini. Gasparini poi non può nulla sul terzo tempo di Bizzotto che nel cuore dell'area di rigore sul cross dell'appena entrato Nicolao va a fare il primo gol del Brindisi in questa nuova Serie C, 1-1 al minuto 84. Un terzo tempo perfetto del numero 13. Sembra finita ma non lo è, perché il Potenza trova il modo di reagire così con questo mancino all'angolino al 93esimo di Luca Gagliano servito da Laribi. È stato bravissimo, lo rivediamo, a difendere il pallone, ad agganciarlo, a difenderlo e a girarlo in porta con il mancino. Consegna con questa conclusione i primi tre punti al Potenza che batte il Brindisi 2-1.